Questo programma è offerto da Agri Raffa, il pecorino speziato. Buona Domenica Classico 500 grammi Amadori. Citterio, speck affumicato. Granoro, pasta di semola di grano duro, formati normali. Cuori Lindor, latte. Martini, autore di sapori. Monge, pet food. Priore, panificio in Ascoli Satriano. Caseificio 4 Torri Molinara. Rovagnati, pancetta sgrassatella. Siciliani, industria lavorazione carne. Cioccolatini Sorini, le preziose Isabaudi. 3C, prosciutto crudo parmense. Salumi Villani, mortadella La Santo. Dei fornelli si fa sempre più interessante. Bentornati oggi qui a Posta Guevara, agriturismo Posta Guevara, al crocevia fra Foggia, Orsara, Bovino e Troia, località Giardinetto. Si sfideranno un grande allenatore di calcio, anche giocatore di calcio, ex giocatore di calcio, e una cliente dei supermercati Convi. Vi ricordo ancora una volta che se vincerà il VIP, in questo caso l'allenatore di calcio, questo buono spesa potrà essere dato in beneficenza, si parla di 100 euro. Se vincerà invece la concorrente, potrà spendere appunto 100 euro in uno dei 19 punti vendita Convi. Andiamo subito a conoscere il primo concorrente. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine. Cucina, zucchine, le tue alleate durante la dieta. Salute, speciale dieta, i consigli del farmacista. Tempo libero, sai cos'è l'Airbnb? Scopri un nuovo modo di viaggiare. Spazio motori, metano o GPL? Scopriamo i vantaggi. E in più, gossip, news, attualità. Eventi, sagre, mostre e spettacoli della nostra provincia e non solo. Programmi televisivi, le principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora su Convi Magazine. Beppe Materazzi, salve. Benvenuto. Oh, ben trovati. Oggi una grande figura del sport italiano, anzi internazionale, che fa anche la spesa, perché non è che si gioca e si allena soltanto. No, ma faccio la spesa veramente. Fa la spesa veramente, ecco qua. Ai negozi, al mercato, la frutta, tutto quanto. Mia moglie manda sempre me. E giustamente, giustamente. E poi a Foggia c'è un bel mercato, no? Faccio parte della Coldiretti. Ah, sì. Benissimo, vediamo che cosa ha comprato. Allora, ho preso delle pennette rigate. Eccole qua, pennette rigate, le facciamo vedere. Delle seppioline. Che sono congelate. Sono buone perché sono state congelate subito sulla nave, per cui sulla barca da pesca. Quindi, per cui sono arrivate integre. Sì. No, ce l'ho io. Poi ho preso una passata di pomodoro. Facciamola vedere. Sì. Eccola qui. Una cipolla. E del prezzemolo. Poi bisogna integrare con spicchio d'aglio e olio e sapore. Ma qui abbiamo a disposizione e abbiamo speso tutto. Il giusto. Ah. Per 5 persone. Per 5 persone. 500 grammi, 100 grammi a persona. Per cui farò praticamente un bel piatto. Cioè, per 5 persone. Un ha speso 4 cioè, euro e 86, fantastico. Ma sono andato oltre oggi perché le seppioline erano un po' care. Però posso dire una cosa, questo sarà sicuramente un primo. Noi da un mister di origine sarda, ci aspettavamo il porceddu. L'ordinato sta arrivando. Arriva. Allora la prossima puntata vogliamo il porceddu. Ma lo faccio molto bene. Sì? Sì. Non alla sarda ma al forno. Ah, e noi lo proveremo. Poi lo farò. Vediamo adesso cosa ci preparerà Beppe Materazzi. Oh, quanto ben di Dio, cosa ci prepara oggi?
Non lo so. Anzi, lo allora, so. Cosa provo? Allora, provo a preparare delle pennette alle seppie, come prima, un primo praticamente. Pennette alle seppie, sì, con i vari sapori. È un piatto che cucina spesso o è diciamo la prima volta? Diciamo che io il pesce, no, il pesce a me piace cucinare, quando cucino queste cose qua i miei figli dicono finalmente si mangia bene, la quale si arrabbia. Però poi alla fine mi dicono ma dove, che hai fatto? Qualche anche volta, diciamo. Qualche volta, però gli ingredienti, la preparazione eccetera ci sta. Lei è stato per tanti anni anche a Bari. Adesso quindi, insomma, bisogna vedere cosa viene fuori. Sì. Esatto, dicevo lei è stato per tanti certo, anni anche a Bari, quindi sì. ha ereditato un pochino anche questa cultura del pesce, no? Sì. Magari non solo a Bari, ma e diciamo anche in Sardegna che, si mangia parecchio. Bravo, diciamo che a me piace anche pescare, per cui in mezza apnea, non in grandi profondità. Poi prendevo il pesce, lo portavo, le seppie, guardate, mi fantastico. Imparato a cucinare, preparato. Un uomo spero, completo, un uomo spero. Completo. Allora iniziamo. Iniziamo le chiamiamo le pennette sì. alla... Le pennette alla seppia, alla mista, alla seppia, alle seppioline. Iniziamo, come iniziamo? Praticamente mettiamo l'olio. Mettiamo l'olio. Questo noi lo diciamo sempre, olio extravergine, deriva della nostra terra. Si vede il colore. Ecco prodotto qua, qui a Giardinetto, prodotto qui a Giardinetto. Mettiamo un pizzico di sale. Apposta Guevara. Mettiamo un pizzico di sale. Poi casomai lo aggiungiamo dopo, nel caso quando metterò il passato. Sì. Poi gli metto la cipolla. Sì. La cipolla. Il suo sapore. Due spicchi d'aglio. Ecco subito, così. Quindi tutto subito. Sì. Così come sta. Un po' di peperoncino. Ecco. Tritato con le mani, perché ho quello in polvere, quello qualsiasi insomma. Però qui il nostro peperoncino noi è verace. Mettiamo questo, proprio, mettiamo. Non abbondiamo molto, che magari a tanti non piace, vediamo un po'. Dopodiché gli metto due alicette. Sì. Che si scioglieranno man mano che io. Con il calore. Col calore sopra il tre, via. È la prima volta che cucini in una cucina industriale? Sì, è la prima volta, sono un po' emozionato. Ah, sì? Dopodiché, niente, dopodiché accendiamo il fuoco. Parliamo un pochino. Sono controllato da chef, vero? Comunque, sì, no, perché c'è lo chef che controlla, dice qui. È normale. Dobbiamo assumerlo, no? potrebbe essere un'idea. Non si può mai sapere nella vita. Esatto, esatto. Allora, nel frattempo, a Foggia, perché commissario tecnico del settore giovanile. Io sono responsabile dell'area tecnica. Settore giovanile e prima squadra. E prima squadra. Però parliamo un attimo del settore giovanile. Sì. Quanto è importante in una squadra, soprattutto in una squadra di Lega Pro, il settore giovanile, che il Foggia da tanti anni non vedeva più? Ma l'importanza del settore giovanile per una società è basilare. Io credo che noi siamo un po' in ritardo, che abbiamo iniziato quest'anno, 4-5 mesi fa, e cerchiamo di gettare le basi e abbiamo qualche problemino inerente ai campi da calcio, alle strutture, eccetera, eccetera. Piano piano cresceremo, però è basilare perché se vuoi fare bene, non avere dei costi gestionali elevati, devi cercare di crearti giocatori, specialmente se non sei il Milan, la Juve, eccetera, che Milan, Juve, eccetera, hanno bisogno di grandi campioni già affermati, eccetera. Le società che il Foggia insegna nel passato, ha sempre lavorato con Pavone, eccetera, direttore, in contesto di lancio di giovani. Con giovanissimi. Vedi Insigne adesso a Napoli, ma non solo. Tantissimi calciatori, dai Barone ai Baiano, vado indietro nel tempo. Signori, con ne abbiamo avuti tantissimi. Certo. Ecco, ci sono delle squadre, come ad esempio l'Atalanta, che lavorano molto sul vivaio, no? Sì, lavorano molto sul vivaio in un contesto però di Serie A che è più difficile, perché se andiamo poi a vedere c'è una 2-3 in prima squadra. Certo. Il resto sono anche loro dei giocatori affermati, per cui, ripeto, è più facile in categorie inferiori dove puoi avere dei supporti anche economici da queste grandi società. Ora a Foggia, tanti anni a Bari, sì. Tanti anni a Lecce anche nel giocatore, Marco Soviglio è nato a Lecce. Ecco, c'è un legame quindi stretto con la Puglia, no? Sì, diciamo che Bari, Lecce, adesso Foggia, mi manca Taranto per le grandi città, chissà nella vita quando sarò grande, esatto. Non può mai sapere, però diciamo che un legame con la Puglia c'è sempre stato, è una terra importante, una terra che ti dà anche soddisfazione, almeno me la dà. Come sta vedendo quest'anno il campionato del Foggia? Io penso che sia un ottimo campionato. Padalino, in riferimento al proseguo dell'anno scorso, sta facendo benissimo.
con i suoi collaboratori, non dimentichiamo Di Bari che ha allestito questa squadra, perché è già un anno e più che stanno lavorando su questa compagine. Ora secondo me stanno facendo benissimo, per cui ora secondo me bisogna gettare le basi, perché in previsione di andare in una categoria superiore bisogna essere pronti al momento opportuno, che sarà fra 2 o 3 mesi, perché certo, se ti muovi adesso puoi anche andare ad attingere, appunto, come dicevo prima, quelle società che poi ti possono dare dei calciatori importanti per poi valorizzarli e poi casomai tornare a casa madre oppure rimanere da noi. Però bisogna gettare adesso le basi, ecco perché il mio compito è collegato a quello sempre del direttore sportivo, che non sono direttore sportivo, ma sono responsabile della tecnica. Ora metto le secchie, sì, le faccio sì, soffriggere, le faccio insaporire. Quindi così intere le secchie? Andrebbero anche tagliussate, però poi vediamo con le pennette, ma li mangiamo prima e secondo assieme. Ah, beh, anche è perché giusto, è giusto. Così non perdiamo tempo. Oh, però notiamo la maestria con cui... ho detto che qualche volta... sa manovrare, un buon centrocampo, no? Sì. Manovra il gioco anche qui, manovra il gioco anche qui. Oh, ma vedremo allora, alla fine però. Questo manovrare si manovra bene. No, noi vedremo, perché noi mangiamo finale tutto, poi bisogna vedere che cosa dicono i nostri giurati, perché loro sono un pochino più, sono tecnici, quindi... è stata aggiunta la salsa, ovviamente, certo. Ecco, e adesso la pasta è praticamente cotta, ci manca un mezzo minuto, manca un mezzo minuto, ho aggiunto dell'acqua della cottura, ma lei lo sa che dopo questa trasmissione che amalgama bene, e dopo questa trasmissione mi aspetto l'assunzione da parte di Posta Guevara, questo sicuramente. ma poi tutti i giocatori del Foggia vorranno il piatto, ma di guardate Materazzi, che li ho anche cucinato ai giocatori del Foggia, sì, alla sera portandogli il sugo dove mangiano, ma sono buon gustai, sì hanno gradito, ma è passato un po' di tempo, adesso probabilmente devo rinverdire un po' il tutto. Chi è il miglior buon gustaio del Foggia? No, c'è qualcuno? Tutti. Ah, tutti, sono tutti buone, sì, forchette. Sì, sì, buone, sì, forchette. Beh, poi il pesce, ecco, pesce e la pasta sono fantastici, certo, anche per gli sportivi, no? Certo. Allora. Anzi, la pasta è basilare. La no? pasta è basilare, il pesce. Carboidrati, certo. È importantissimo. Adesso chiudiamo. Possiamo spegnere, quella? Sì. Abbiamo spento. Eccola qui. Andiamo, saltiamo da alla fase parte finale. Oh, per la prima volta abbiamo il mister ha preferito mettere tanta pasta, perché poi giustamente detto, il suo è uno spirito di squadra, no? Vuole bravo, che tutta la bravo squadra assaggi, e noi siamo molto contenti di questo, sperando di non fare schifo. Io no, okay, no, l'odore è buonissimo, la pasta è buona ed è al dente. Attenzione, questa è maestria, eh? Ecco qua. Ho imparato ecco prima. Fantastico, fantastico. Non c'è il pubblico, siamo altrimenti ci sarebbe stato c'è l'applauso. Schizza. Eccola qui. Quasi buon appetito, eh? Io sì, ma io si vede buon... perché insomma. No, dico quasi, non sono proprio. Quasi buon appetito. Ah sì, quasi buon appetito. Spegniamo, dove sta? Ecco qui. Mettiamo, aggiungiamo il prezzemolo crudo. Finale. Tutti il prezzemolo, sì. O qualcuno. Sì, lo mangiamo, lo mangiamo tutti. Bisogna chiedere. Sai, tante volte. Si vede che è un allenatore, comunque, anche se adesso non allena in questo momento, però si vede, no? Perché pensa sempre ai suoi. Penso a chi deve gradire, no? Esatto. Ecco qua. Ecco. Questo è il tutto. Lo andiamo a impiattare. Impiattiamo. E il resto lo lasciamo qui e ce lo guardiamo noi. Però piattarlo, bisogna piattarlo sul piatto, eh? Ok. Benissimo, per chi deve assaggiare va benissimo. Non ne sprechiamo molto perché è utile. Benissimo. Ecco qua. Allora facciamo vedere queste pennette ecco alle qua seppie di Beppe Materazzi. Qua. E adesso tocca e adesso alla sfidante. I took the perfect avenue down the road to both of you.
this is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. Per una colazione ricca di energia e allegria, latte fresco Sila. Che energia la bontà! Posta Guevara, per grandi eventi o per altri piccoli momenti. Il complesso, composto da svariati ambienti, immersi nel verde, è in grado di soddisfare qualsiasi vostra esigenza. La creatività e la competenza fanno in modo che ogni attimo si trasformi in un momento magico ed irripetibile. Posta Guevara, caldi ambienti per dolci emozioni. The lady di si vuoi fa l'amor e ma vedi la palella va in bifu. Bonduel Casseificio Primavera, dal 1930, una lunga storia di sapori. Francesca Di Gioia, benvenuta. Grazie. Cliente di Convi, ma anche collega, giornalista. Ormai i giornalisti stanno spopolando in questa trasmissione. Sì. Fantastico. E hai questa fatto... è la mia spesa. Ah, ho fatto la spesa. Spero che ti piacciono gli ingredienti, è una ricetta un po' particolare. Vedremo, vedremo. Innanzitutto mi deve piacere una cosa, lo scontrino. Lo scontrino ti piace di sicuro. Lo scontrino mi piace di sicuro perché Francesca ha speso 4,53 euro. Ma come faccio? Soltanto io quando vado al supermercato devo spendere 10 euro, ne spendo 35. Vabbè, sono tutti virtuosi, tranne me. Vediamo che cosa hai comprato, dai. Illustraci, illustraci, illustraci. Diciamo che è un secondo, anche se poi vedremo un piatto unico, perché è una ricetta medievale, quindi coscia e sottocoscia di pollo. Vediamo, allora, coscia e coscia di pollo, benissimo, benissimo. Poi c'è del latte. Del latte. Che ci servirà per fare un bianco mangiare. Oh, ancora, sono molto incuriosito, eccolo qui. Il latte, le mandorle, poi le tosteremo perché ci servono sia per il latte che poi per condire un po' anche il pollo. Le mandorle significa prodotto mediterraneo, piatto mediterraneo, anche questo. E poi una fetta di pane di monte. Una fetta di pane di monte. Di monte. Di monte. Di monte. Si dice di monte. Di Monte Sant'Angelo, va bene, eccola qui, la facciamo vedere, ormai immancabile. Un panetto di burro. Un panetto anche di burro. Anche se lo chef, lo posso dire in anticipo, mi ha dato anche un po' di lardo che non è così facile trovare in commercio. Vedete, e quindi abbiamo un po' aiutato con... li mischiamo un po'. Ma non si può dire che abbiamo un po' aiutato. Si può dire, il mister non me ne voglia. Il mister ha fatto un piatto da serie A. Ora sarà a te vedere cosa farai e vediamo subito cosa farà. Francesca, cosa ci preparerai oggi? Allora, gli ingredienti li avete visti, è una ricetta medievale, si chiama ambrogino di pollo in agrodolce o ambrosino a seconda delle ricette, perché poi alcune erano manoscritte, poi sono diventati incunaboli. E pare che il nome derivi da ambrosia, che è il cibo degli dèi, quindi diciamo... nettare e l'ambrosia. Esattamente, quindi da questo poi ambrosino, perché nelle cene, quelle più importanti, diciamo quelle istituzionali, ufficiali, era uno dei piatti privilegiati, 14° secolo. 14° secolo,
Mica pizza e fichi, avrebbe detto qualcuno. Il primo documento è un documento senese, 1356. Che tu ovviamente sei andata a trovare nell'archivio di Stato di Siena, apposta per voi. Proprio per Sfida ai Fornelli. Sì. Fantastico, è inutile non cercare di accattivarti la giuria. No, cucina, no. cucina. Beh, allora sì. Partiamo, a parte gli scherzi, partiamo. Come inizia la preparazione del tuo piatto? Allora, dobbiamo fare un... dobbiamo sgrassare un po' il pollo, che in genere, soprattutto il pollame, anche il tacchino come il pollo, ha questo sapore che non sempre piace, un po' un sapore, diciamo, in modo profano di aia. E adesso Piero mi aiuta perché ho bisogno di un uomo a casa. Apro. Bene. Dato che so che con sua moglie è molto brava in cucina. Sì. E quindi versiamo del latte e facciamo sgrassare coscia e sottocoscia di pollo, mantenendo la pelle, quindi, che dopo ci servirà a renderlo un po' più croccante. Va bene, allora iniziamo. Lo facciamo sgrassare. Arriva il latte. Nel frattempo, nella pentola invece, sì, e nella padella per la precisione, mettiamo un po' di olio extravergine d'oliva, quello che ti piace tanto. Ha sfruttato questa cosa medievale perché ci troviamo apposta a Guevara, è tutto rustico, questo sapore antico, brava. Siamo vicini a Monti Dauni, ci sono i castelli di Federico II, ci ricorda la nostra storia millenaria che ogni tanto dimentichiamo. Fantastico, ed è importante anche valorizzare questi piatti della tradizione, della storia. Siamo ecco il latte. Qui il latte nella casseruola. Diciamo che questa è una ricetta base perché in realtà si compone poi e si completa con delle salse. Una delle salse, diciamo, più gettonate all'epoca, e durante tutto dall'alto medioevo, diciamo, fino al primo umanesimo, era una salsa a base di frutta secca, anche datteri, prugne, che poi venivano così setacciate e diventavano una vera e propria purea, quindi si servivano con questo. Noi, un po' per motivi di budget, e infatti Piero mi ha redarguito per questo, un po' perché ci fa piacere presentare un piatto che poi possiamo, diciamo, manipolare all'occorrenza. Io sono inflessibile. Facciamo una ricetta base. Esatto. Allora, quindi mariniamo, si dice mariniamo il pollo nel latte? Beh, no, perché gli diamo un bollore, quindi non un lo... bollore nel latte. Sì. Un bollore. Poi quali sono le altre operazioni? No. Il latte che tu hai messo via, ecco, ci serve perché lo dobbiamo mettere a completamento, quindi deve andare in immersione nel latte. Sì. Con tutta la pelle. Esattamente. Va bene. Mettiamo degli ingredienti che sono degli ingredienti, delle spezie molto usate in epoca medievale. Oggi noi ne usiamo meno in realtà di quante la cannella. Esistevano, che sono la cannella, poi ce ne teniamo una per l'ultima fase, sì, e i chiodi di garofano. Allora, altre operazioni, le mandorle nel latte. Allora, sì, perché in realtà se avessimo avuto più tempo dovevamo fare proprio un latte di mandorle. Invece così ne approfittiamo, ne mettiamo qualcuna che dà giusto un po' di dolce. Allora, nel frattempo facciamo sciogliere il lardo e la cipolla e facciamo cuocere. Andare un po', sì. Questo pollo. Il pollo è la base del tuo piatto, è pronta. Poi abbiamo fatto caramellare miele. Abbiamo messo un po' di burro, del miele, sì, un paio di cucchiai, e dello zucchero di canna integrale. Ah, quindi per creare un letto? Oppure sì, per farlo, per rendere il croccante, perché dato che il pollame è molto morbido, ha queste carni bianche molto morbide, adesso lo facciamo caramellare. Io metto anche un po' della cannella rimasta, che c'è avanzata. Ricordiamo che è una ricetta agrodolce perché nel Medioevo un po' il gusto agrodolce era il gusto che andava per la maggiore. Benissimo. Allora, adesso ora andiamo a inserire il pollo. La coscia. Abbiamo detto lasciamo la parte della pelle perché ci serve
anche quella. Sì. E poi togliamo, come potete vedere, qua il lardo ormai si è completamente fuso ed è il gusto, diciamo, del salato, certo, sostanzialmente del pollo, perché poi l'abbiamo bollito, abbiamo fatto tutti i passaggi nel dolce. Questo era un piatto forse ideale per le giornate fredde medievali, no? Beh sì, diciamo che loro, perché è bello sostanzioso, ne avevano abbastanza. Sì. Beh, tu sei una giornalista, hai fatto un po' di tutto, carta stampata, televisione. Sì, un po' chiesa, un po' no. Ecco, perché hai lavorato per Voce di Popolo, diciamo. Adesso in questo momento sei ferma. Sì, ho un blog sul Mattino di Foggia che si chiama Profeti e Sibille. Ah. E scrivo di arte. Ah. Non locale, non me ne voglia nessuno, però un po' di temi, diciamo, di arte italiana, che poi è l'arte che ci ha fatto conoscere nel mondo. Adesso ci serve il piatto per la presentazione. E subito otteniamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Poi lo chef è stato bravo, ci ha dato un po' di lardo in più che non era compreso, sì, nella spesa. Insomma, ho fatto un po' di occhi dolci, però erano tutti gentili, ecco, non ce n'era. Conoscevi ovviamente questo posto? Certamente. Ecco, si sono sposati anche diversi amici qui. Sì, sì, infatti, sì, anche amici di Voce di Popolo. Ecco, quindi insomma, non era... È bello, no? Perché quando dice ci vediamo da Posta Guevara, tutti sanno dov'è. Questa è una cosa molto importante, perché altrimenti prova a Foggia a dire vai lì, prendi la statale, è una cosa... proibitiva. No, poi ne parlavamo col mister quando siamo arrivati, è un punto un po' strategico questo di Giardinetto, perché veramente è al centro del tavoliere, poi alla vista sui Monti Downi. Adesso, che vista! E che vista! Adesso grattugiamo, ma è giusto così un... No, si dice, si fa sempre vedere, anche quando si cucina si fa sempre vedere anche un po' gli ingredienti che sono stati un po' sottaciuti dallo chef, dato che noi, per carità, uso questo termine così a mani basse, però le mandorle che abbiamo utilizzato nel latte di mandorle, adesso le grattugiamo, ecco, un po', sembrerebbe parmigiano, invece sono fiocchi di mandorle. Io pensavo fosse aglio, pensate un po', guardate quanto sono bravo come presentatore, non me ne ero accorto. Allora, dicevamo, se poi qualcuno avesse la bontà a casa di volerlo farcire, c'è questa salsa di prugne secche e datteri, che posso, oppure più semplicemente di uva sultanina. Anche fantastico. Quella si può mettere un po' a bagno nel vino moscato, in un vin santo, e poi si dà un'ultima. Fantastico. Un ultimo giro. Bene, eccolo qui, vediamolo. Fallo vedere tu, dai. Sì. Dai a papà, sola sola. Bravissima! Ambrogino di pollo in agrodolce. Come si chiama allora? Ambrogino di pollo in agrodolce. Ambrogino di pollo in agrodolce. La parola alla giuria. Siamo al momento finale, a quello del momento del verdetto con Lucia Di Domenico, la padrona di casa di Posta Guevara. Ancora una volta grazie per l'ospitalità, soprattutto grazie per aver fatto conoscere ai nostri ospiti questo ambiente bellissimo, rustico, dove si mangia bene e dove ci sono tutti gli ingredienti più importanti. Sono io che ringrazio te come al solito e Teledown e soprattutto Convi, che sa mettere in rete le aziende, le professionalità come le tue. Gli nuovi addetti ai fornelli. Ecco, con te oggi ci sono Nicoletta ed Emma, sì, da Roseto Valfortore e Pietra Montecorvino, perché sì, noi qua parliamo sempre di Monti Downi. Monti Downi, loro sono delle stagiste e stanno facendo appunto questa formazione presso Posta Guevara. Io sono stata docente in questo corso che è tecnico superiore per la valorizzazione dei prodotti tipici. C'è un forte interesse della comunità europea e c'è un ente di formazione che si chiama l'IRFIP, che sta puntando tutto sulla creazione di queste nuove e importanti figure professionali, perché sono loro poi i nuovi detentori dei sapori contro l'omologazione del gusto, e ci fa piacere che anche qui oggi sono presentate delle cose anche in chiave un po' innovativa, se vogliamo. Certo, allora andiamo proprio a gustare questi piatti, sì, le pennette con le seppie di mister Beppe Materazzi, sì, e l'ambrogino di pollo caramellato, un piatto medievale di Francesca Di Gioia. A voi, allora, a voi, assaggiate, procedete. Prego, prego. Nel frattempo,
dobbiamo dire che Posta Guevara non è nuova di iniziative del genere. Sì, di questo genere, perché noi siamo la prima locanda rurale europea di Puglia, riconosciuta attraverso un bando presso il GAL Meridione di Bovino, di Bovino, che approfittiamo per salutare, perché so che Antonella Caggese è stata pure lei nella sfida Fornelli, sì. Approfittiamo per salutare tutto il GAL e per dire che appunto noi siamo un po' l'interfaccia del territorio, perché siamo nei progetti di promozione, lo facciamo tutti i giorni, ovviamente non solo nei piatti ma attraverso una divulgazione di quello che sono le nostre eccellenze. Abbiamo detto che siamo tra virgolette reduci dell'esperienza di Rimini, dove abbiamo portato il grano Senatore Cappelli, tu sai che sono il presidente di questa associazione, in una rivisitazione nella pasticceria, quindi il grano con la sua sacralità, ecco, tutti gli aspetti legati ai significati simbolici e religiosi nella credenza popolare. Un discorso che ci affascina perché mettiamo insieme evoluzione e tradizione. Perfetto, assaggia i due piatti anche tu, naturalmente. Loro stanno gustando entrambi i piatti e si stanno consultando come sempre. Ecco, vi ricordo che nel caso dovesse vincere Francesca di Gioia, il buono da 100 euro potrà spenderlo in uno dei supermercati Convì, sono 19 tra Foggia e provincia. Nel caso dovesse vincere Mister Materazzi, questo buono potrà devolverlo in beneficenza ad un'associazione o ad una famiglia bisognosa a sua scelta. Vediamo, il verdetto dovrebbe essere arrivato, si stanno ancora consultando. Allora, noi dobbiamo procedere all'assaggio del secondo piatto. Allora, prego. Allora, mentre Lucia assaggia il pollo caramellato di Francesca, io farei entrare direttamente i concorrenti. Anzi, venite, eccoli qui, soddisfatti più che mai. Vedo volti sorridenti, venite più qua, ecco, mentre loro assaggio. Allora, a prescindere da chi vincerà, com'è stata questa avventura? Bellissima, poi con uno sportivo la sfida è servita su un piatto d'argento. Sì. Devo fare i complimenti perché vedo che è un piatto veramente bello, adesso non so il gusto, però sicuramente si presenta molto molto bene, caramellato, abbronzato. C'è l'amalgama, è cotto bene, direbbe qualcuno. All'interno. Per cui io l'ho assaggiato, quello no, lo assaggerò dopo. Lo assaggeremo dopo. Fare complimenti comunque. Esatto. Allora Lucia, a te il verdetto. Allora, il verdetto lo daremo, diciamo, in maniera collettiva, perché poi ognuno esprimerà, credo, forse più giustamente il proprio giudizio. I piatti sono tutti e due validi, molto validi. Mi è piaciuto molto questo abbinamento col piccante, con questi toni importanti di questo piatto del nostro mister, e devo dire altrettanto valido il piatto della nostra concorrente, in questo discorso appunto che si ispira al Medioevo. Da un punto di vista, diciamo, della personalità, io propendo molto per la pennetta, anche se non disdegno l'originalità e anche il coraggio della nostra concorrente. Quindi? E quindi per me il voto va al nostro mister. Quindi, personalmente. Personalmente. Anche concordi con la signora. Quindi tutti e tre date il voto. Sì. Francesca, hai perso 3-0, no, come una partita a tavolino, no, come una partita. Però parola al mister. Ma credo che il mio piatto sia semplicissimo, è semplicistico farlo, mentre quello della signora e della ragazza è sicuramente molto più complicato, per cui io direi che probabilmente come gusti è più facile arrivare a un dunque, come qualità e come presentazione penso che quello sia il migliore, per cui io credo che per me ha vinto lei, poi dopodiché fate come volete. È uno sportivo fino alla fine, Posso aggiungere un giudizio? Allora, il piatto è sicuramente valido. L'unico aspetto che c'è questa tendenza eccessivamente dolce del pollo, che viene ancora più esaltata dalla dolcezza del miele. Quindi probabilmente è giusto un suggerimento, perché lei lo può proporre anche in altre situazioni, anche le nostre amiche a casa. Forse fare dei passaggi con una situazione un po' più, come dire, aspra, o comunque dico, con un contrasto diverso, perché purtroppo l'effetto finale è della dolcezza della carne, che io sinceramente non ho molto condiviso, quindi è solo per questo che ho espresso un parere più favorevole nei confronti del perfetto mister. Io gradirò, questo nel frattempo è il buono da consegnare al mister Materazzi, allora. Io gradirò subito dopo, quando si spegneranno le telecamere, anche il piatto di Francesca. Questo è il buono spesa, sì, di mister Materazzi, che però mi
consulterò con degli amici di Foggia, darò a una famiglia bisognosa. Perfetto, è bellissimo, è qualcosa, tanti, un gesto che ci siano fa... due o tre bambini che hanno veramente bisogno. Perfetto, noi ringraziamo Mister Materazzi, ringraziamo Francesca. Francesca, ci sono stati dei suggerimenti, ma accettati sicuramente. Ovviamente. Sì, anche perché nella ricetta originale, come lo chef ha anche detto, si poteva aggiungere l'agresso, che è una specie di aceto francese, però ecco, che però noi non abbiamo prezzo, in Italia. Il costo e il budget hanno influito. Benissimo, chiudiamo la nostra trasmissione, grazie a tutti, un applauso a tutti voi e alla prossima puntata.